Cari amici, un caro saluto sempre da Mario Giuliaci. Oggi purtroppo, non disponendo di meteorine, mi devo improvvisare un meteorino. Un bravo ragazzo e anche un appassionato di meteorologia, il mio caro amico Fabio De Toro, no? Voi direte, ma state così vicino? Ma vi assicuro, già ho verificato col metro, siamo a un metro di distanza. Abbiamo anche se verificato non... col vero, metro. Fabio, abbiamo metro verificato. Adesso è inutile di fuori metro. Quindi, per quanto riguarda il distanziamento sociale, ci siamo. Siamo allora, a norma. È vero? Siamo allora, a norma. Fabio è venuto perché voleva farmi alcune domande che molti di voi già mi stanno ponendo e che mi hanno posto, eccetera. Qual è la domanda, Fabio? La domanda che mi pongo anch'io, come gran parte delle persone. Come mai questa estate è diversa dalle solite? Luglio, ma anche giugno è stato diverso. Guarda, io l'ho scritto 2 o 3 volte. Le spiegazioni sono semplicissime, vediamo se riesci a seguirmi. Sì. Direi che non ci sono cause di carattere generale che dice che è merito del sole perché è debole il sole, no, perché gli effetti del sole si vedono nell'arco di 10-15 anni, ma non si vedono in una singola estate. Sì. Non è un effetto del lockdown, perché il lockdown si è ridotto l'attività umana, ha ridotto l'emissione di gas serra nell'atmosfera, ma al massimo le può aver ridotti di un'unità, no? E se noi pensiamo che in 40 anni la concentrazione di anidride carbonica è aumentata di 70 unità e 70 unità hanno riscaldato la Terra di 1,5 gradi, una sola unità riscalderà la Terra di 0,7 gradi, non solo unità di anidride carbonica in meno per minore attività umana, e quindi vuol dire inezia, non c'è proprio nulla. Quindi non è merito del lockdown né merito del sole. Cioè, ma allora quale potrebbe essere il caso? Io l'ho trovato, sì, certo, faccio il meteorologo, deve anche sapere indagare, sono un fisico, la mia capacità deve essere quella di sapere indagare. Ci sono tre anomalie che non erano state previste in anticipo, no? Diciamo, una, l'anomalia principale c'è la Niña. Niña è questo anomalo raffreddamento delle acque del Pacifico tropicale, che è un'area grande quanto un settimo del pianeta. Quando c'è la Niña, la temperatura del pianeta tendono a essere minore alla mia, la Terra si raffredda. Ecco qua. Ha capito? Tant'è che invece quando c'è il Niño è il contrario. È il contrario. Ora, negli ultimi 20 anni il Niño ha fatto da padrone. Adesso, finalmente, dopo il 2013-2016 in cui c'è stata la Niña, dopo tanti anni rivediamo la Niña, ecco, quindi questo aiuto a rinfrescare l'estate. Una seconda causa, no? Concomitante, le acque del Mediterraneo adiacente all'Italia, tutti i nostri mari, il Tirreno, l'Adriatico, l'Ionio, sono più fredde di quanto non fosse previsto per questo periodo dell'anno. Allora, i venti di brezza, ovviamente scorrendo su un mare più freddo e penetrando all'interno fino a 20-30 km, portano più refrigerio che negli anni passati. Mi spiego? Giusto. Quindi anche questo è un elemento che fa sì che l'estate sia più fresca. Un terzo elemento lo troviamo sul fatto che l'anticiclone nordafricano quest'anno non si è allungato verso l'Italia tanto quanto si allungava gli altri anni, per cui arriva un po' debole. Non ce la fa. Ma perché non si è allungato troppo? Perché le acque del Golfo di Guinea, guarda quanto andiamo lontano, fin lì, al Golfo di Guinea, sono più calde della norma. Dice, è questo che ci azzecca con la nostra estate. Ci azzecca, e come? Perché se sono più fredde, più calde della norma, significa la differenza in estate tra questo grande golfo con la superficie più calda e l'entroterra rovente sahariano, la differenza di temperatura è minore rispetto a quanto